volevo anche andare nello specifico del dolore cronico, che si parla spesso di questo dolore cronico, a capire quali sono le cause che lo determinano, in quale casi possiamo parlare appunto di dolore cronico. Le cause sono tantissime. Ci sono pazienti con dolore cronico che hanno una malattia cronica, prenda l'artrite reumatoide, l'artrosi. Ci sono delle pazienti che hanno una certa età, cominciano ad avere manifestazioni artrosiche in tutte le articolazioni, cominciano ad avere, è chiaro che questo è un dolore cronico. Attenzione, che molto spesso si confonde cronico con continuo, cioè cronico è anche una cefalea, una che tutti i giorni o tre volte alla settimana ha un attacco cefalagico per cui non riesce ad andare, uscire, a fare, è una paziente con dolore cronico. Non necessariamente la cronicità significa avere il dolore tutto il giorno e la notte, significa che tutti i giorni o per un periodo infastidente, no? Cioè continuo, reiterato della vita, uno ha questo dolore, quindi ce ne sono di tantissimi tipi. Altro tipo però, i più devastanti sono quelli che sono legati alla lesione delle vie nervose, quelli sono quelli più invalidanti, più aggressivi, però la causa principale nel mondo di dolore cronico è il mal di schiena. Questo in tutto il mondo, il dolore alla colonna vertebrale, che poi si identifica fondamentalmente col male, con la lombalgia o la lombosciatalgia, è la causa maggiore di dolore in tutto il mondo e la causa maggiore di perdita di ore di lavoro in tutto il mondo. Quindi rappresenta un po' il fondamento, perché è chiaro che io parlo da persona che dirige un centro di terapia del dolore avanzato, ma pensi ai medici di medicina generale. Cioè loro vedono tutti questi pazienti con dolore e in un'indagine che abbiamo fatto abbiamo visto che l'80% dei pazienti che vedono hanno problemi di mal di schiena o osteoartrosi. Poi c'è il 20% di questi dolori gravi che vediamo anche noi, ma l'80% della popolazione comune soffre di mal di schiena o di dolori osteoarticolari. Poi l'età avanzata ci gioca anche, ormai viviamo sempre di più e cominciano i dolori artrosici, i dolori reumatici e questi.